voci su di me sono state decisamente gonfiate. Prima ero una ragazza anonima, invisibile agli occhi dell'altro sesso. Se Google Earth fosse stato un ragazzo, non mi avrebbe trovato neanche se mi fossi travestita da grattacielo. Una storia originale. Una ragazza delle superiori che si sente anonima. Chi sono? Che significa tutto ciò? Perché sono qui? Bla bla bla. Ma non preoccupatevi. Questa non è una di quelle storie, anche se più o meno è iniziata così. Poi quando ho cominciato a mentire su una serie di cose personali, ha preso subito le traverse. Quindi, si sa fin dall'inizio che io, Olive Pendergast, in possesso delle mie facoltà mentali e di una misura di tette sotto la media, giuro di dire la verità, tutta la verità. Nient'altro che la verità. A partire da adesso. E quale modo migliore se non condividere i miei pensieri, se non spiattellandoli in rete? Ecco la confessione, parte 1. Il resoconto dozzinale, nonché inquietante, anche se totalmente falso, di come ho perso la verginità con un ragazzo dell'università statale.